chiedergli due cose in pratica. Se la caccia registra tutto quanto, inclusi i nostri pensieri, quanta credibilità possiamo dare quando diciamo, sembra che ci sia il filo di un rapporto, mentre invece magari è soltanto quello che ha costruito il pensiero di tanta gente. La seconda cosa che volevo chiedere invece, che certezza c'è che queste figure, persone che dicono di essere state tante tali, nel momento che si presentano nel cerchio, non siano invece quelli che si nascondono dietro i parassiti dimensionali? Non so se sì, conosco le varie teorie, sia quello della casico sia dei parassiti dimensionali, e sono interpretazioni di certe verità che sono secondo quello che ho seguito dall'insegnamento. Io non parlo di quello che ho letto, io parlo di esperienze personali. Sì, ma poi le esperienze personali ancora di più, per carità, perché ognuno ha proprio le proprie esperienze personali che sono di una validità per lui eccezionale. Quindi io rispetto estremamente tutte le esperienze personali che poi magari uno può deve analizzare nel tempo. Anche le mie stesse esperienze personali ne ho fatte quando le ho vissute in un certo periodo di tempo, rianalizzandole oggi ne ho una visione completamente diversa di quello che avevo vissuto 20 anni fa. Quindi rispetto anche chi in quel momento ha bisogno di quel tipo di visualizzazione della cosa o interpretazione che segue i propri bisogni, eccetera. Comunque, come realtà della casico, bisogna anche capire che non è quella di un deposito di pensieri, quanto è il significato dei vari pensieri. Perché una cosa è quando noi pensiamo a una storia cosmica che è cronologica, è quello che adesso volevo, si arriva automaticamente per rispondere alla signora, devo arrivare al discorso di approfondimento della casico. Noi abbiamo una storia cronologica del cosmo che è il mondo del relativo, il nostro mondo, del mondo materiale, anche astrale, anche mentale, è tutto il mondo che si muove nel divenire, e noi abbiamo anche la storia appunto dal Big Bang fino alla fine del cosmo in una certa forma. Poi adesso non approfondisco per quale forma può essere, perché altrimenti entriamo, comunque c'è un inizio, c'è una fine, è cronologica la cosa. Il mondo acasico invece non funziona in senso cronologico, altrimenti non sarebbe il mondo dell'essere, e funziona in senso temporale, però sì, nel senso che c'è un'espansione dell'essere, perché se il mondo acasico è un momento dell'espansione dell'essere, ci si deve arrivare alla coscienza cosmica, deve andare oltre alla coscienza cosmica. Quindi c'è un movimento, è il movimento dell'essere, il movimento del sentirsi d'essere che sente di più. Loro hanno paragonato come fosse un sangue o la linfa che deve penetrare in tutto il cosmo e leggerlo e sentirlo in tutti i suoi aspetti. Quindi l'essere, l'entità dell'acasico, in realtà è un'entità che sente e vive a livelli diversi tutta la storia del cosmo, quindi anche la nostra storia, anche quelli che siamo noi. Se siamo in rapporto con l'entità dell'acasico, per esempio, è perché quell'entità fa capo a noi, noi facciamo capo a lei, noi siamo lei. Lei è il nostro futuro, come una volta ho detto. E è un rapporto così intimo, così stretto, che noi non ce ne rendiamo conto che in realtà noi siamo in rapporto con noi stessi anche quando parliamo a un certo livello di evoluzione. E quindi la storia non è il significato. Quando si parla di bagaglio acasico in senso di biblioteca del tutto, non è un cumulo di nozioni, è il senso di tutte le nozioni che sono in realtà accumulate nella storia del cosmo. Un po' come un libro, noi guardiamo il libro, c'è tutta la storia, tutte le parole scritte, tutte le lettere delle parole scritte,
poi alla fine tutto il libro nel suo complesso, che cos'è? È una storia che ha un significato e il senso, quando abbiamo finito di leggere cosa rimane in noi di quel libro? Non ricordiamo tutte le cose, non possiamo ricordarcele, però le storie sono tutte lì, sono tutte lì, il libro rimane lì, però c'è il senso di quello che viene raccontato, non solo la morale, proprio la sensazione, la storia che è entrata in noi, è tutto quanto, quella è la trascendenza, perché il significato trascende la storia e non è mai la storia. La storia è cronologica, ma il significato è uno, è quello, è lui, è l'essere. Quindi l'acasico è l'essere, è il significato della storia, non è un racconto che viene, cioè una biblioteca come alcune tradizioni dicono. Certamente lo dicono perché appunto è una spiegazione che è più comoda e più semplice da capire, più che non capire invece la trascendenza, perché la trascendenza non si può spiegare, come qualcuno ha detto, nessuno può spiegare la trascendenza. Però il Kempis è riuscito in qualche modo a farcela intuire attraverso le sue spiegazioni.